Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Ben ritrovati con l'approfondimento. Contro la guerra in Ucraina, Hollywood sospende la distribuzione dei suoi film in Russia. La Warner ha fatto in extremis marcia indietro sull'uscita di The Batman, che avrebbe dovuto debuttare nelle prossime ore nelle sale russe, mentre la Disney ha fermato il cartone animato Pixar Turning Red in seguito all'invasione non provocata dell'Ucraina e alla tragica crisi umanitaria. Il colosso di Anaheim è stato il primo a disimpegnarsi a causa della guerra, seguito dalla Sony, che ha messo nel congelatore Morbius con Jared Leto, atteso in Russia il 24 marzo, alla luce dell'azione militare in corso in Ucraina, l'incertezza che ne deriva e la crisi umanitaria nella regione. Le major non sono sole nelle azioni mirate a indurre la Russia a deporre le armi. Netflix ha annunciato che non aggiungerà 20 canali pro-Putin al proprio servizio, come invece prevederebbe una legge entrata in vigore, mentre Roku ha deciso di rimuovere la TV di Stato RT dal proprio pacchetto europeo. Per l'industria dei sogni è stata una scelta sofferta. La Russia è tra i maggiori box office globali con Spider-Man No Way Home della Sony, che ha già guadagnato 44 milioni e mezzo di dollari dal debutto in dicembre. Lo scorso fine settimana, il primo dall'invasione, sono usciti in Russia film come Cyrano di Joe Wright e l'edizione dei 50 anni del Padrino. La Warner aveva ogni intenzione di far uscire Batman a giovedì, ma il rapido evolversi del conflitto ha indotto a cambiare idea. Continuiamo a monitorare, speriamo in una soluzione rapida e pacifica di questa tragedia, ha spiegato lo studio, il cui calendario, ora in dubbio, include Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, in uscita il 14 aprile, e il cartone DC League of Super Pets, in uscita il 19 maggio. Molti divi di Hollywood negli ultimi giorni hanno alzato la voce contro l'invasione. Si è unita al coro la Motion Picture Association, braccio di lobby per le major, e Netflix, esprimendo il suo appoggio alla vibrante comunità creativa dell'Ucraina che merita di vivere e lavorare pacificamente. La scorsa settimana, Ukrainian Film Academy aveva chiesto il boicottaggio internazionale del cinema russo e oggi Variety ha raccolto reazioni tra i cineasti russi che storicamente hanno profondi legami con l'industria del cinema del continente. È comprensibile e necessario che l'Europa prenda chiare prese di posizione, così però colpiscono centinaia di lavoratori della cultura che hanno apertamente criticato la decisione di andare in guerra, ha detto un producer protetto dall'anonimato. Loro protestano per l'Ucraina e rischiano di essere processati per tradimento. Quasi nessuno ha votato per Putin.